sono partiti da Piazza Salotto, hanno percorso via Fabrizi e via Ravenna per arrivare in Piazza Italia, Palazzo di Città, dopo oltre 2 ore. Un chilometro di strada percorso da quasi 30 carrozzine in marcia per mostrare ai politici che cosa vuol dire muoversi in pieno centro tra ostacoli, scivoli troppo ripidi e barriere architettoniche. Una iniziativa di sensibilizzazione organizzata dalle commissioni consiliari, politiche sociali e grandi infrastrutture su proposta dell'associazione Carrozzine Determinate. Devo dire che è stata una bella giornata oggi, una giornata di riflessione, perché io ho visto negli occhi dei politici effettivamente, hanno letto la difficoltà, perché effettivamente abbiamo dimostrato che non è possibile entrare in un negozio, che non è possibile percorrere un marciapiede, che non è possibile percorrere uno scivolo perché si rischia di cadere rovinosamente. Quindi loro hanno colto questo, tant'è che se non si facevano aiutare loro non riuscivano. Un corteo partecipato tra gli altri dagli assessori regionali e comunali e dal sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. Sindaco, questa mattina che cosa ha riscontrato? Sicuramente un dolore alle braccia che credo mi accompagnerà nelle prossime ore, ma a parte questo è stata un'esperienza molto particolare, perché ti rendi conto cosa significa disabilità. Un conto è leggere che in Italia ci sono 4 milioni di disabili a vario titolo, un conto è toccare con mano cosa significa avere difficoltà ad attraversare una strada, cioè a compiere percorsi di vita quotidiani che noi diamo per scontati. Per quello che io ho visto e per quello che mi sembra anche nella logica, le priorità sono costituite dalla facilitazione degli attraversamenti stradali, oltre naturalmente al fatto che, a cominciare dagli edifici pubblici, l'accesso non può essere negato. E quindi questo, per quanto mi riguarda, è l'inizio di un percorso che poi deve estendersi il più ampiamente possibile. Ci aspettiamo che, grazie a questa sensibilizzazione, che il Comune adesso ci collabori per l'approvazione del PEBA e affinché vengano abbattute le barriere architettoniche che abbiamo incontrato lungo tutto il tragitto e in tutto il resto della città.